Un saluto da Dottor Palmas, mettiti comodo sulla poltrona di casa perché ti mostro uno dei casi più belli che abbiamo risolto al mio istituto col sistema bocca bionica. Una paziente molto giovane, arrivata al mio istituto con una situazione apparentemente semplice, ma in realtà all'esame radiografico veniva mostrato un quadro di una parodontite in stadio avanzato, denti mobili. In espulsione, l'osso che si stava ritirando sia sull'arcata superiore che inferiore e dei denti che erano ormai tutti da sostituire con impianti. La paziente era molto giovane, questa è una condizione genetica. Abbiamo proceduto al posizionamento degli impianti dentali, in questo caso impianti pterigoidei e impianti convenzionali. Questo è lo schema grafico dell'intervento al quale si è sottoposta la paziente, perfettamente eseguito dall'equipe maxillofaciale. Abbiamo evitato le zone di vuoto dei seni mascellari, messo impianti convenzionali nella parte anteriore e pterigoidei nella zona posteriore. Su di questi impianti abbiamo poi posizionato delle protesi avitate che avessero permesso la guarigione dei tessuti molli e duri, gengive e osso. Sulla sinistra vedi la TAC 3D che mostra la situazione di partenza, la malattia parodontale avanzata, e sul lato destro puoi vedere gli impianti pterigoidei e gli impianti convenzionali sui quali sono state avitate le protesi artificiali, sia sull'arcata superiore che inferiore. Abbiamo proceduto poi a un design che ci permettesse di stabilire quelli che erano gli spazi da occupare con i denti artificiali. Abbiamo stampato delle prove, dei test in plastica di denti provvisori perché volevamo essere sicuri della volumetria e di quanto avremmo potuto supportare le labbra. Questi che vedi sono dei test che vengono buttati, servono solo a testare durante la seduta di prova protesica quelle che sono le volumetrie dei denti e l'occlusione. Successivamente abbiamo realizzato le repliche di denti reali, biomimetiche, con zirconio e composito. Questa è la linea superior. Nota le traslucenze a livello dei margini incisali, la dominanza degli incisivi centrali, dei denti mascolini, possiamo dire, ma allo stesso tempo femminili, perché abbiamo le rotondità sui canini e i premolari tipici, di un sorriso femminile. Abbiamo optato per degli incisivi importanti, molto rettangolari, in quanto il viso della paziente aveva una mandibola molto pronunciata con dei masseteri, muscoli masseteri molto voluminosi, e quindi volevamo mantenere il bilanciamento del sorriso col bilanciamento della carne attorno al sorriso. Qui ogni quadro merita una ottima cornice, in questo caso partivamo da un'ottima cornice e abbiamo creato un ottimo quadro. Questo è il posizionamento della dentatura all'interno della bocca della paziente, avvitata sopra gli impianti. Nota come le gengive sono iperrealistiche, naturali, e come si sposano perfettamente queste forme di denti con la forma del viso della paziente. La paziente ha memorizzato in cloud sui nostri server i suoi denti a vita. Qualsiasi cosa dovesse succedere in futuro, noi potremo sempre richiamare il progetto della paziente, con un clic riprodurre i denti e rimontarli sopra gli impianti dentali. Questa è la tecnologia che sta dietro al sistema bocca bionica, denti perfetti riprodotti in fisico roboticamente, che sono repliche di denti reali. L'effetto madreperla dello zirconio, nota come la luce crea questa opalescenza, effetto madreperla, e come le gengive siano del tutto indistinguibili da delle gengive naturali. Questo è uno di quei casi di cui vado fieri. Veramente mi sento vivo quando vedo questi casi risolti di pazienti giovani che riabbracciano la vita, che tornano a gustare la vita. La gioia di tornare a vivere è possibile, non facciamo semplicemente denti, quello che dico sempre, noi restituiamo la gioia di vivere alle persone. Questa era una paziente che era affetta da una malattia grave parodontale, nota il candore dei denti che abbiamo posizionato su questo viso, già di per sé molto luminoso, che viene completato da queste perle che ha sul sorriso. Spero ti sia piaciuto questo caso, dai uno sguardo a tutti gli altri casi risolti col sistema bocca bionica.